Ristretto italiano, le news dal mondo sull'Italia. Buongiorno a tutti. Ecco perché la crisi demografica italiana è la peggiore d'Europa e potrebbe indicarci anche quale sarà il futuro dell'Unione. Il titolo di un lungo e approfondito servizio sullo stato dell'invecchiamento in Europa è del portale indiano First Post, un articolo che prende spunto dalla recente pubblicazione di un'indagine di Scope Ratings, che è la principale agenzia di rating del credito in Europa. Previsione, quella di Scope, che immagina una riduzione degli italiani in età lavorativa del 19% entro il 2040, cifra che supera di gran lunga il 14% previsto per la Germania e il 2% della Francia. Statistica già di per sé allarmante, alla quale va aggiunto, soprattutto per quanto riguarda noi, il perdurante abbassamento del tasso di natalità che con i 379.000 nuovi nati del 2022 ha segnato il quindicesimo anno consecutivo di declino. Possiamo immaginare più basso di sempre, certamente più basso dal 1861, atto di nascita dell'Italia per come la conosciamo oggi e anche data dalla quale in poi si sono cominciati a registrare questi trend. Un calo della forza lavoro in un paese come l'Italia che è già una delle economie più lente a crescere in Europa dall'inizio di questo millennio. Solo il 66,3% degli italiani in età lavorativa, ovvero quelli tra i 20 e i 64 anni, ha un lavoro contro una media europea che sta al 75,3%, con una partecipazione femminile, quella italiana al lavoro, ancora troppo bassa per poter sostenere una crescita economica stabile. Se Roma piange, considera però l'articolo, il resto delle 26 capitali europee non ridono. Il trend dell'invecchiamento della popolazione è continentale e il progressivo aumento dei pensionati in rapporto a chi lavora. Oggi al 36% si prevede che nel 2070 salirà al 59%, ovvero 59 pensionati in Europa ogni 100 occupati, nonostante le previsioni di aumento dell'età lavorativa. Sulle prospettive a lungo termine, l'articolo indiano cita anche un rapporto del, Men del McKinsey Institute sugli europei dai capelli bianchi, rapporto che dimostra come l'invecchiamento demografico. Rimodellerà il nostro continente, il vecchio continente, tanto è chiamato così da sempre. Rapporto che parla di come paesi come l'Italia dovranno affrontare gravi sfide economiche, rischiando la stagnazione e rischiando un abbassamento degli standard di vita se non verranno implementate riforme adeguate. Riforme che nessun governante eletto dal popolo avrà il coraggio di mettere in campo, considerata anche la pressione di questo popolo che intuisce il problema, lo capisce, ma mh, dove nessuno è disposto a rinunciare a nulla di ciò che già ha. L'articolo, scritto sulla scia di un altro simile che è uscito dalla redazione di Reuters, ricorda anche come questa volta l'Italia sarà come anche questa volta l'Italia sarà un laboratorio da osservare perché ancora una volta, come accadde con i populisti al governo, pensiamo a Berlusconi, o con la pandemia, le cose accadranno prima qui e gli altri potranno prendersi le misure guardando noi. Passo ora alla televisione pubblica olandese, a uno dei suoi programmi informativi di punta. È in Ein Van Dag con un servizio che si occupa delle truffe italiane sui contributi europei all'agricoltura. Titolo Questa regione in Italia riceve milioni di sussidi agricoli dalla UE ma non ci vedi una mucca. Questa regione nella fattispecie è l'Abruzzo. E l'assenza di mucche al pascolo, loro sono olandesi e vanno capiti, starebbe a dimostrare che i fondi erogati per l'agricoltura non vanno ad aziende agricole. Che poi mucche o non mucche, del vero ce n'è. Tanto. Le aziende agricole abruzzesi sostiene il servizio esistono solo sulla carta e questo accade perché la maggior parte degli appezzamenti della regione è assegnato a organizzazioni che si trovano in altre regioni che chiedono i fondi, li ottengono e poi con la terra non ci fanno nulla. Una geologa intervistata, insegnante all'Università dell'Aquila, dice che sebbene questo non faccia parte direttamente del suo lavoro si è di recente imbattuta con una ricerca dei suoi studenti in questa frode su larga scala. Dice ci siamo accorti che qualcosa non andava in quanto nonostante la pioggia di fondi europei qui l'agricoltura è tutt'altro che fiorente. I terreni di proprietà delle comunità locali vengono messi a gara anche ogni due o tre anni e vengono ceduti al migliore offerente che eh, li conquista in queste gare ma poi nessuno fa nulla e tutto come spesso accade si ripercuote con maggiore gravità sugli agricoltori onesti quelli che le imprese le avevano per davvero e si sono visti soffiare i terreni da vincitori d'asta spregiudicati che hanno offerto di più per poter ottenere poi fondi europei e poi se ne sono disinteressati. Ora, quindi, i terreni sono di proprietà di queste aziende virtuali, dice un altro agricoltore intervistato, uno di quelli che resistono, e i giovani non hanno più la forza di mettersi in gioco, non hanno più la forza di vincere le gare. Articolo questo olandese che dovrebbe servire da monito, secondo me, prima di passare, ma tanto non sarà domani, alle gare per le concessioni balneari. Oggi non vi parlerò della Meloni, anzi, ve me ne parlerò, ma per riferire come riportato dalla BBC, che martedì la nostra premier ha testimoniato in aula al processo contro quei buontemponi, chiamiamoli così, che avevano appiccicato il suo volto, quello della Meloni, su un video porno. Ai tempi lei non era ancora Premier, era solo leader dell'opposizione, eravamo in quel tragico 2020 dei lockdown e tanti cultori della materia, sempre diciamo, soprattutto negli Stati Uniti, ebbero modo e maniera di vederla anche se non era lei impegnata in attività a luci rosse. Alla sbarra ci sono due smanettoni sardi che avevano caricato il video padre e figlio. Testimoniando in aula, come dicevamo, Giorgia Meloni ha detto che in caso di vittoria giudiziaria devolverà il risarcimento al fondo del viminale per le donne vittime di violenza. E, vuoi che non ne approfitti per fare un po' di pubblicità, ha aggiunto che proprio venendo a conoscenza di casi come questo, il governo ha avuto la possibilità di inasprire le pene per questo tipo di delitti, del tipo che se non capitava a lei nemmeno si accorgeva di questi fake che sono poi alla base anche di tanti revenge porn. Il cantiere della vergogna, ancora ritardata l'apertura del tunnel di tenda fra Francia e Italia. Qui è Le Figaro a protestare contro i tempi impiegati per ammodernare questa vecchia linea transfrontaliera tra Valle di Roia e Piemonte, costruita alla fine del XIX secolo. La riapertura, dopo dieci anni di chiusura, era attesa per ottobre del 2023. Poi nel giugno del 2024, cioè l'altro ieri, ora dicono non prima del dicembre 2025. E intanto italiani e francesi devono percorrere tortuosissime strade di montagna per spostarsi di pochi chilometri in linea d'aria. Sempre trasporti, sempre... Francia, il sito di viaggi Mr Travel riferisce che dal 2026 sulle ferrovie italiane di alta velocità correranno anche i treni della spagnola Renfe. Il mercato libero che dopo tanti anni si aprirà a un terzo operatore. L'ingresso sarà possibile eh, grazie all'ingresso all della compagnia spagnola in Arena Ways che è già presente su brevi tratte locali. In nord italia ultima notizia per oggi che ci riguarda è l'anticipazione un'altra che a breve la decima generazione dei pokemon sarà ambientata in italia la voce è riportata dal bollettino della stessa Nintendo e dice che dopo le serie ambientate in Francia, dopo quelle in una regione sicuramente ispirata al Regno Unito, e dopo la più recente in Spagna, ora tocca a noi da buoni ultimi. A quanto pare, ma noi ce ne faremo una ragione. Ci sentiamo domani. A tutti, buona giornata. Ristretto italiano. Di Ruggero Poe.